a tutti, bentornati sul mio canale, o meglio bentornata io, dato che da un po' che non faccio video. Purtroppo il dovere mi chiama. Ma di cosa parleremo oggi? Oggi cercheremo le opere d'arte all'interno dei film. Avevo già fatto un video di questo genere un po' di tempo fa, anzi esattamente quasi un anno fa, non l'ho neanche fatto apposta. Quindi alla fine di questo video vi lascerò l'altro, così se vi interessa potete andarlo a vedere. Come sempre vi invito a mettere mi piace, iscrivervi a questo canale e andarmi a seguire su Instagram se vi va e tutto il resto. Bando alle ciance e cominciamo! La prima opera di cui vi parlerò oggi è letteralmente nascosta all'interno del film, dal momento che se ne vede solamente un angolo, però una volta notata è impossibile sbagliarsi. Sto parlando del Tondodoni di Michelangelo che possiamo vedere all'interno di questa scena di Blade Runner 2049. Come potete vedere sono presenti altri dipinti, ma io sono riuscita a distinguere solo il Tondodoni, quindi se riuscite a riconoscere gli altri mi raccomando fatemelo sapere con un commento. Un altro film famosissimo dove sono presenti delle opere d'arte altrettanto famose è il Colossal Titanic o Titanic del 1997. Tra i bagagli della protagonista Rose, grande amante dell'arte, infatti possiamo notare diversi dipinti, tra cui una versione delle Demoiselles d'Avignon di Picasso, una versione delle Nymphées di Monet e anche l'Étoile di Degas. Chiedo scusa, le immagini sono veramente pessime, ma non sono riuscita a trovare niente di meglio. Comunque sono opere così famose che sono distinguibili comunque. Ci tengo anche ad assicurarvi che questa è una licenza poetica del film. Queste opere non sono mai state sul Titanic, altrimenti al momento sarebbero sul fondo dell'oceano. Adesso sono sicura di stupirvi, e se vi dicessi che è presente un'opera d'arte anche in un film totalmente incentrato sugli zombie, voi mi credereste? No, non sto scherzando, e rimaniamo anche un po' in tema Halloween, dato che questo è il mese giusto. Il film di cui vi sto parlando è Io sono leggenda del 2007, dove possiamo ammirare in una scena la strada con cipresso e stella di Vincent van Gogh, realizzata intorno al 1890. Ok, adesso vi devo rendere assolutamente partecipi di una scoperta sconvolgente che ho fatto dopo aver girato il video. Preparatevi, le creature di Io sono leggenda non sono zombie, ma sono vampiri. Vampiri, giuro, in tutti i siti che ho consultato li chiamano vampiri. Voi lo sapevate e sono fusa io, magari era palese, o eravate anche voi convinti che fossero zombie? Anche il regista Quentin Tarantino nel suo film Le Iene cita una grande opera d'arte del passato. Stiamo parlando del San Sebastiano di Mantegna. Un altro film in cui sono presenti molti dipinti famosi è Entrapment del 1999, però in questo caso era scontato. Essendo i protagonisti dei ladri di opere d'arte, insomma era indispensabile inserirli nella pellicola. Tra tutti possiamo distinguere un dipinto di Roy Lichtenstein, un De Chirico, un Rembrandt, due dipinti di Edward Hopper, un Francis Bacon e un Modigliani. Per concludere, come abbiamo già fatto nello scorso video, vi parlerò di un regista che ha inserito nelle sue opere moltissime citazioni artistiche. Nello scorso video abbiamo parlato di Stanley Kubrick, oggi invece ci concentriamo su David Lynch. Pare infatti che questo regista da adolescente sognasse di diventare un pittore e per questo motivo ha lasciato una traccia di questa sua passione all'interno delle sue opere. In particolare all'interno della serie Twin Peaks possiamo trovare tantissime citazioni al mondo dell'arte. Gli artisti più ricorrenti, come possiamo vedere, sono Francis Bacon e Magritte. Del primo soprattutto possiamo notare queste scene che richiamano tantissime: ritratto di un uomo, due figure alla finestra e la celebre versione che fece Francis Bacon del ritratto di Innocenzo X di Velázquez. Sì, tutte molto inquietanti, giustamente. Mentre di Magritte, ad esempio, cita Le Château des Pyrénées, L'Eco ed il meraviglioso Principio del piacere, ritratto di Edward James. Se vi interessa saperne di più su Magritte, vi avviso che ne ho fatto un video. Anche il pittore statunitense Edward Hopper compare in diversi modi. Possiamo infatti notare delle citazioni chiarissime a Gas, New York Movie e Ufficio di notte. Direi che in questo caso le citazioni sono più che palesi. Anche su Edward Hopper ho realizzato un video. Ci sarebbe anche una particolarissima citazione a Duchamp, però è meglio se non ve la mostro, perché è un'immagine veramente molto forte. Non credo che il signor YouTube approverebbe. Altre due citazioni di Lynch molto particolari, anche in questo caso riferite al pittore Francis Bacon, si trovano rispettivamente nel film del 1977 Eraserhead, La mente che cancella, dove viene citata una figura del trittico di Bacon, Tre studi per figure alla base di una crocefissione. E un'altra citazione si può trovare nel film biografico Elephant Man, dove lo stesso volto deforme del protagonista sembra richiamare uno dei tanti autoritratti di Bacon. Trovo anche molto toccante la scelta di far assomigliare ad un'opera d'arte proprio un personaggio caratterizzato dalla deformità. Voi non trovate? Bene, per oggi è tutto. Vi lascio in descrizione dei siti che affrontano questo argomento e che per alcuni degli esempi che vi ho fatto vedere oggi mi sono serviti da fonti. Per oggi è tutto, anche se i film che contengono citazioni sulle opere d'arte sono veramente tantissimi. Io con questo vi saluto, come sempre vi ricordo di mettere mi piace, commentare, condividere, fare tutto quello che potete per condividere la cultura. Vi informo che la collana che indosso è stata fatta da una ragazza molto brava che si chiama Estelle, vi lascio il link in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao! Dying and crying.